Iniziamo. Ha detto che... Passo subito la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Triputi, Ariano, Vitrotti, Zitoli. Allora, ci sono 15 presenti, 9 assenti più la Presidente. Sono giustificati i consiglieri Gugliotta, Tosatti e Vitrotti. Sì. Gli scrutatori di oggi saranno Rinaldi, Triputi e Di Egidio. Entra direttamente la compagine. Che faccio? Grazie consigliera. Ovviamente fa freddo, adesso ci copriamo. Allora, io adesso iniziamo subito la seduta. Io prima di iniziare intanto volevo a nome di tutti esprimere le condoglianze al consigliere Ciancio, che ha perso la mamma da pochissimi giorni, e quindi la mamma è la mamma, quindi le nostre condoglianze consigliere Ciancio. Allora, apriamo. Ordine dei lavori di oggi, abbiamo solamente due proposte di delibera. E la prima è la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri Ficcardi, Diaco, Di Palma, Guadagno e Coia, avente ad oggetto modifica e integrazione alla delibera 105 del 2005, regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Lascio subito la parola al relatore. Ariano. Grazie Presidente, io mi dovete scusare, sono un po' trafelata e volevo sapere se fosse possibile intanto ritirare una copia della proposta di delibera, la quale verrà a brevissimo presentata un emendamento, in quanto in sede di commissione lo scorso venerdì abbiamo deciso di astenerci, cioè la commissione ha deciso di astenersi dal voto per poter acquisire eventuali ulteriori chiarimenti dalle compagini capitoline. Atteso che ovviamente la nostra valutazione sull'atto comunque si era formata, abbiamo deciso però comunque di emendare. Sì,
Sì, quindi entro la fine di questa consultazione, cioè entro la fine della discussione ve lo presentiamo. Oppure se possiamo chiedere 5 minuti di sospensione, così lo presentiamo. Spieghiamo, non essendoci il parere non si può modificare nulla perché la delibera non ha questa un parere. Infatti, dato che comunque, allora forse sono stata troppo veloce, in genere noi quando ci esprimiamo in senso astenuto dobbiamo poi nel corso della seduta esprimere il nostro parere. Sì. Dato che a venerdì scorso, nel momento in cui comunque diciamo, il parere non si è formato in commissione, ma in realtà riteniamo oggi di poterci esprimere, sull'espressione aggiungere... che verrà fatta viene proposto un emendamento come osservazione a corredo della delibera di espressione di parere. Sul parere, cioè facciamo, votiamo con un'osservazione. Io se volete votiamo direttamente con un'osservazione. Beh sì sì, e infatti non sarà... serve un emendamento. Esattamente, io non... Sì, diciamo oggi è come se fosse la commissione in realtà, bene, perché perfetto. Il passaggio in commissione non è stato formalizzato. Scritto, abbiamo scritto, diciamo, abbiamo tenuto una stesura semplicemente poi per non trovarci, diciamo così, in difficoltà. Però se mi dite io cancello semplicemente no, tanto... lo presenterei anche ai colleghi componenti la commissione. Sì, facciamo così. Durante l'introduzione, un po' la spiegazione della delibera, tanto in genere quando non c'è il parere della commissione, alla fine un po' deduciamo, no? Qual è l'andamento, se dall'andamento si capisce che c'è un'osservazione da inserire, la inseriamo e la poniamo in votazione, come faremmo in commissione. Perfetto. Allora io brevemente semplicemente riassumo quali sono, diciamo, perfetto, le caratteristiche di questo parere che ci è stato richiesto da parte dei consiglieri di Roma Capitale. Il regolamento rifiuti di Roma Capitale, la delibera 105 del 2005, risale appunto al 2005. Pertanto tutta una serie di normative successive di nuova stesura e comunque integrazioni che hanno recepito tutta una serie di direttive europee sono ovviamente ancora fuori da quello che è appunto il nostro regolamento molto importante. I colleghi capitolini, nonostante abbiano ricevuto nel corso di questi 3 anni e sicuramente in precedenza i colleghi che si sono succeduti nell'assemblea capitolina in tutti questi anni, ben poco hanno toccato di questa delibera. Pertanto in questa prima proposta che ci è stata inviata come integrazione e come modifica, la parte più rilevante che noi notiamo è l'inserimento delle ecofeste ed alcuni articoli che comunque fanno richiamo ovviamente a dei principi e a dei concetti che si sono formati negli ultimi anni. Dunque, la nostra commissione si è riunita in via straordinaria lo scorso martedì ed ha poi deciso appunto di esprimersi, non esprimendosi, il venerdì successivo, per far sì appunto che il nostro municipio si potesse esprimere entro i tempi previsti, ovvero i 30 giorni. Questa richiesta ci è pervenuta proprio nei giorni in cui il nostro consiglio era chiuso, quindi non abbiamo avuto modo di approfondire meglio tutti insieme nelle normali e ordinarie sedute di commissione. Oggi quindi, anche per questo devo dire che forse ci siamo presi insomma questi altri giorni che ci consentono comunque in tempo utile di rappresentare la nostra posizione. Dicevo prima, noi più volte in questi 3 anni abbiamo chiesto che venisse adeguata questa delibera che tante cose ha da modificare, quindi sia sotto l'aspetto normativo che deve essere adeguato come ovvio, sia tutta una serie di concetti anche a seguito della nostra linea guida sul trattamento appunto dei materiali del post consumo e di tutta una serie di politiche che si sono attivate nelle città e appunto nel nostro comune. Pertanto io chiederei, ecco, non so se posso anticipare contenuti eventuali di un emendamento, così. Messi perché sono osservazioni, ovviamente quelle che avremmo dovuto essendo fare. Osservazioni, esatto. Ed essendo parte del percorso di commissione. Perfetto, quindi sì. Posso i rilievi da fare sarebbero molti. Abbiamo però deciso, proprio in linea con quello che ci siamo detti sia lo scorso martedì che lo scorso venerdì, di cominciare ad approcciare con i colleghi dell'Assemblea Capitolina in maniera costruttiva. Pertanto abbiamo suddiviso le nostre osservazioni in 2 parti. La prima è quella che chiede delle modifiche, integrazioni o comunque che dà dei suggerimenti, delle linee per alcune modifiche proprio sulla delibera originaria. L'altra, 2 piccoli rilievi, che fa
fanno riferimento proprio alla proposta di deliberazione di modifica, quindi, che c'è stata inviata e sulla quale ci stiamo esprimendo oggi. Dunque, noi chiediamo di inserire prima della fine del dispositivo appunto le seguenti osservazioni, se andrà in delibera, quando andrà in delibera. Verificare che gli aggiornamenti normativi di tutti gli articoli contenuti nella delibera 105/2005 siano appunto quelli attualmente in vigore. All'articolo 11, criteri organizzativi, modalità e frequenze di raccolta, verificare l'integrazione relativamente alle frequenze di raccolta rifiuti e spazzamento tramite apposita informativa di dettaglio per l'utenza sul sito del gestore, come da specifiche indicazioni della recente deliberazione capitolina. Lo scorso anno infatti ci siamo pronunciati in merito a delle modifiche in relazione alla pubblicità di alcuni dei servizi. Articolo 13, piano di posizionamento dei contenitori stradali. Il piano di posizionamento dei contenitori stradali dovrebbe essere predisposto obbligatoriamente con i municipi. Gli aggiornamenti al piano dovrebbero altresì comprendere il nuovo modello di raccolta porta a porta, ove previsto, le domus ecologiche, i cassonetti intelligenti e o le eventuali creazioni di postazioni di raccolta assistita. Anche su questo piano noi in questi 3 anni ci siamo più volte espressi, più volte abbiamo chiesto che venisse adeguata la delibera. Crediamo che questo sia il contesto giusto per poter nuovamente ribadirlo. Articolo 28. La pesatura dei rifiuti. Per la pesatura si ritiene che debbano essere inserite le zone A e T, che sono le zone territoriali nelle quali vengono suddivisi tutti quanti i municipi, e il nostro municipio, essendo così esteso, è ovviamente suddiviso in varie A e T. Appunto in zone IT per municipio, al fine di ottenere il dato territoriale disaggregato, che deve essere ovviamente poi rappresentato. Articolo 38. Pulizia delle aree private. Ci viene proposto, in questa proposta di delibera, una modifica all'articolo 38,2. In realtà da una lettura, da una nuova rilettura ovviamente dell'atto originario, esisterebbe un comma 3 che va a confluire nel comma 2. Quindi noi chiediamo ai colleghi che questo, la nuova stesura del comma 2 sembra sostituire il comma 3 originario della delibera, e quindi si suggerisce di verificare la stesura complessiva dell'articolo così modificato. All'articolo 60, divieto di abbandono e corretta gestione dei rifiuti. Suggeriamo con queste nostre osservazioni di rivedere i contenuti al fine di introdurre la definizione materiali post consumo. D'altronde, insomma, è un concetto che noi abbiamo utilizzato in più occasioni, chiediamo e ribadiamo che già da ora possa essere valutato l'inserimento di questo concetto oltre che di definizione. Articolo 2. Procedimento sanzionatorio. Chiediamo di rivedere i contenuti dell'articolo al fine di prevedere espressamente un congruo numero di agenti accertatori e funzionari incaricati dal sindaco per ogni singolo municipio. E con riferimento diretto alla proposta di deliberazione sulla quale ci esprimiamo, all'articolo 56,2 chiediamo di specificare meglio il dato relativo alla raccolta differenziata, ovvero che esso sia reso noto in modo disaggregato per singolo municipio e ovviamente per singola frazione. Parliamo di frazioni differenziate, quindi è ovvio che siano suddivise per frazione. All'articolo 57 invece, che fa riferimento, che è rubricato strategie per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti prodotti, chiediamo di mettere in raccordo i contenuti descritti nell'articolo con l'allegato 2. Vi è infatti in questa proposta di modifica della delibera, vi sono insomma degli allegati che in realtà sono delle schede di monitoraggio relative appunto a queste ecofeste, cioè a questi eventi che devono essere ecosostenibili. Quindi l'allegato 2, relazione di gestione dei rifiuti, scheda di monitoraggio nella gestione sostenibile dell'evento, dovrebbe essere secondo noi messo in raccordo con i contenuti di questo articolo 57, al fine di rendere i parametri quantificabili e quanto più oggettivamente rilevabili. Non ci siamo sentiti ovviamente di dare indicazioni più puntuali ai nostri colleghi, in quanto riteniamo che poi sappiano ben... Se gentilmente ci puoi fare... Certamente, sì. Sì, ve lo, se volete, ripeto, se necessario, insomma. E ora ho finito per ora.
Sì, diciamo sì, ho finito, vi rappresento il documento, lo leggiamo insieme e credo di aver detto tutto, ora magari ne parlo con i colleghi, grazie. Allora, ripeto, non è un emendamento, è un'osservazione che verrà aggiunta al parere, se no ci confondiamo tutti perché non... Un attimo. Come facciamo? Facciamo firmare, facciamo votare? Sì, sospendo il tempo necessario a che addiveniate all'accordo su questa osservazione. Se c'è l'accordo sull'osservazione o quantomeno la maggioranza sull'osservazione, viene inserita, se no no. Riapriamo il consiglio. Ci sono tutti? Mi sfugge qualcuno? Ci sono tutti? Beh, sì. Bene, allora riprendiamo da dove avevamo lasciato. Ci sono interventi? Prego. Sto chiedendo se c'erano interventi. Sì. Non ci sono interventi? No, ecco. Sì, consigliere Giannone. Grazie Presidente, e colleghi consiglieri, giusto un intervento che mi preme fare. Capisco una possibile tentazione chiaramente di vedere questa delibera, questa espressione di parere come chiaramente il problema associato al problema dei rifiuti, che è comunque un tema che continua ad attanagliare insomma le nostre menti. Però è chiaro che, come spiegava la Presidente Ariano, si tratta di un'integrazione al regolamento vigente, quello del 2005, che in qualche modo serve per allineare essenzialmente il regolamento alla normativa che nel frattempo è cambiata. Quindi pregherei, esorterei insomma i consiglieri a vedere questo atto da questo punto di vista. Con l'occasione sono state inserite alcuni punti in coerenza con il piano dei rifiuti di Roma Capitale, vigente di Roma Capitale, e le nostre osservazioni vanno in un'ottica di limatura e perfezionamento di un qualcosa che tuttavia riteniamo anche noi sia giunto ormai al capolinea, e quindi auspichiamo che a questo regolamento l'Assemblea Capitolina poi possa mettere mano in modo più un po' più pesante affinché si possa poi trovare una strada per in qualche modo limitare le criticità o quantomeno rivedere le modalità con cui i rifiuti urbani vengono gestiti. Grazie. Altri interventi? Consigliere Toti. Come ha detto giustamente il consigliere di 5 Stelle, la gestione, lui non ha usato quello che userò io, cioè il termine disastroso, però la gestione dei rifiuti a Roma è disastrosa, e voglio dire, lui l'ha definita in modo diverso, ma più ha usato bontà rispetto al discorso della gestione dei rifiuti.
io penso che c'è una richiesta di modifiche rispetto a questo, con le osservazioni che sono state presentate, che sono state oggetto di dibattito all'interno della Commissione anche a livello d'osservatorio, però voglio dire, rispetto a questo c'è una certa volontà di modificare in meglio, però ecco, il voto che noi, che io posso esprimere, non può andare senz'altro, dovrebbe essere un voto assolutamente di un voto contrario, perciò voglio dire, però ci può essere uno sforzo rispetto a questo, perché rispetto a questa osservazione c'è stata, a queste osservazioni modificative rispetto alla delibera, c'è stato un ampio dibattito in sede di commissione e c'è stata anche su certi punti una condivisione, però ecco, il voto non può andare oltre assolutamente il voto d'astensione, sia rispetto a queste osservazioni sia rispetto alle modifiche integrazionali alla delibera, che poi oggi è oggetto appunto del parere che noi andremo a esprimere. Ci sono altri interventi? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente, ben trovati a tutti, a parte di amministrativa, politica eccetera, quindi un rientro in attività dovuto. E apriamo con questo argomento che con le sue sfaccettature trova sempre, no, delle grosse difficoltà per affrontarlo, quindi problemi insomma che non sono facilmente sormontabili, e cerchiamo, quando ci avviciniamo a questo tipo di problema, cerchiamo sempre di essere abbastanza costruttivi. Ora, come diceva il mio collega che mi ha preceduto, voglio dire, noi dovremmo essere fortemente negativi come impostazione della città per quanto riguarda i rifiuti, ma non penso solo noi, dovremmo essere tutti negativi, perché non si è risolto un problema, non si sta risolvendo il problema. Però devo dare atto che questo municipio invece, come si dice, ha avuto sempre o quasi sempre degli atteggiamenti positivi in tal senso, perlomeno nel modus operandi, cioè nel trattare nella commissione competente le varie argomentazioni. E queste osservazioni che vengono inserite all'interno, diciamo, dell'atto, no, delle modifiche, quindi dell'espressione, ne rendono ovviamente l'azione, quindi non c'è stato da parte di questa maggioranza e quindi anche da parte dell'opposizione un'azione di irrigidimento, oppure dall'altra parte menefreghismo, in quanto dice arriva dal centro e tutto quello che arriva dal centro è, come si dice, è digeribile. No, devo dire che quando ci si pone nella condizione più trasparente possibile, è vero che noi, no, devo dare atto che questa maggioranza, la commissione competente, interviene e fa delle annotazioni, ed è normale che queste annotazioni, per voi, per portarle avanti, dovete approvare il testo con queste annotazioni, per dare quella possibilità, quella spinta, quella percentuale di riuscita si può avere tramite questo passaggio. Però, quindi, a noi che cosa avete comportato? Avete comportato che da un concetto negativo ci arriva la volontà e la bontà di aver ragionato, di aver messo insieme una serie di aggiornamenti normativi, di richieste di aggiornamenti normativi, articolo 11, 13, 28, 38, 60, 62, eccetera, via discorrendo, che ci porta a dire, bene, non possiamo ovviamente fidarci di un ente terzo, sembrerà strano, ma Roma è un ente, no, diverso da noi, perché lì arriva tutto, non è che arriva solo la nostra posizione, allora dice vabbè, arriva la nostra posizione, no? Arrivano tutti i vari pareri e fanno un po', come si dice, carta vince, carta perde, oppure se ci si mettono di punta
vanno a prendere proprio le cose che sono più interessanti, e ci auguriamo che questa impostazione venga presa a riferimento. Ma se questo poi non succede, rimane, per quanto ci riguarda, un voto positivo che non avrà, no, seguito. E allora, in questa incertezza, che noi, avendo collaborato come commissione, come parte oppositiva, abbiamo dato il nostro contributo, e arriviamo fino ad un voto, diciamo, di astensione, che per quanto riguarda il Senato è positivo, per quanto riguarda la Camera è negativo. Voi utilizzatelo a vostra immagine e somiglianza, però più di questo non possiamo andare. Voi lo sapete bene, perché dietro c'è tutto un meccanismo, un mondo che non vi dà garanzie neanche a voi, però giustamente voi dovete tenere una linea, noi ne dobbiamo tenere un'altra, cioè dobbiamo essere vigili affinché questo possa essere, l'abbiamo fatto sul municipio, ma non possiamo pretenderlo all'Assemblea Capitolina, ci sono altri consiglieri che devono fare questo tipo di percorso. Quindi, per il vostro lavoro, per il nostro lavoro, per il lavoro, diciamo, di questo municipio, l'astensione mi sembra che già è ben, come si dice, accettabile. Grazie. Altri interventi? Ciancio. Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie a tutti i consiglieri. Intanto ringrazio per l'espressione avuta in apertura del Consiglio, però andiamo agli atti. Naturalmente non faccio parte della terza commissione, per cui non ho seguito in commissione alcun lavoro inerente il regolamento. Ciò non toglie che, non so se in questa fase possiamo parlare delle osservazioni, noto che le osservazioni hanno una puntuale, come dire, congruenza rispetto a quello che ogni municipio dovrebbe chiedere. Le ho lette con attenzione, mi sorprende infatti che vengono poste all'attenzione l'articolo 28, la pesatura dei rifiuti, inserire nelle zone A e T, lo chiederei al relatore se ha valutato lei di persona questa osservazione, per ottenere un dato disaggregato, cioè non omogeneo, altrimenti noi ci ritroviamo al pari di altri municipi che hanno una valenza diversa da quella reale. Questo è il servizio del presidio di aria elementare che si va ad analizzare. E mi riferisco alla pesatura. Né tantomeno il punto numero uno, quindi verificare gli aggiornamenti normativi, quindi è come se ci fosse cioè, il municipio richiede un'attenzione all'Assemblea Capitolina nell'estensione di tutto, soprattutto e in particolare poi il posizionamento dei contenitori stradali, cioè le cose che noi front off stocchiamo con mano. Sì, io avrei posto qualche altra osservazione, ma naturalmente i tempi e le forze non ci hanno consentito, però è un discorso che sicuramente potremmo fare più in là, quello riguardo alle tariffe, alle schede. Ma altro passaggio è nell'articolo 62, cioè il procedimento sanzionatorio. Anche qui devo constatare che il decentramento, di cui qualcuno si pregia spesso di citarlo in consiglio e anche nelle commissioni, qua ecco, è scritto in modo semplice, ma spero possa diventare efficace, per ogni municipio, caspita, per ogni municipio, se abbiamo avuto la capacità di bocciare il vostro stesso piano l'altra volta qui in quest'aula, se ben ricordate, è giusto richiedere che per ogni municipio ci sia un procedimento sanzionatorio conosciuto, vero, reale, perché poi quanto più l'utente è vicino
a chi intima o chi vuole sanzionare si può ottenere della prevenzione più forte. Non entro nel merito dell'articolo 56 e 57 dove si parla di schede che umanamente è impossibile per il tempo che ho avuto, ma ritengo che in effetti ci possono essere le condizioni di un aggiornamento capitolino che ci consente di stare tranquilli, perché sapete bene nelle condizioni in cui siamo per quanto riguarda la raccolta differenziata, sapete bene quanto costa per gli uffici, sapete bene quanto costa le tipologie di calcolo, ecco, affinché ci sia uno studio forte su questi argomenti che sono stati posti come osservazioni. Per tale motivo, per l'alto senso che mi ha sempre distinto rispetto ai problemi che sono stati posti in aula, ascolterò con attenzione la relazione finale della presentatrice e sicuramente andrò verso una direzione positiva del voto. Grazie. Cioè, ci sono altri interventi? Se no lascerei all'intervento consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, direttore. Allora, finalmente si mette mano a una normativa che era ferma ormai da 14 anni, una normativa complessa, un regolamento comunale complesso, e si decide di partire dal testo di base, quindi non dall'abolizione integrale del testo così com'era, ma cercando di modificare, adattandolo, quel testo normativo. Come per il contratto di servizio con AMA, anche in questo caso il nostro municipio decide di farsi parte attiva in questo senso. Quindi, oltre alle modifiche suggerite e proposte dai colleghi dell'Assemblea Capitolina, la collega Presidente della Commissione Terza, Cristina Ariano, ha presentato quelle che sono le nostre osservazioni e credo che siano del tutto condivisibili, perché tra le tante si chiede di verificare gli aggiornamenti normativi di tutti gli articoli contenuti nella delibera 105-2005, quella che stiamo discutendo oggi, proprio per quello che dicevo prima, sono trascorsi 14 anni, quindi è il caso, insomma, che il segretariato si esprima anche in merito ai riferimenti normativi aggiornati. Quello su cui abbiamo puntato particolarmente con il lavoro portato avanti dalla Commissione Terza è relativo un po' a quello che avevamo già accennato anche in occasione della discussione del contratto di servizio. Quello che quindi ribadiamo e richiediamo fermamente è quello di appunto verificare l'integrazione relativamente alle frequenze di raccolta rifiuti e spazzamento, cioè quello che ogni giorno quotidianamente i cittadini e noi vediamo con i nostri occhi. Quindi è una seconda occasione per noi per ribadire e sottolineare nuovamente questo concetto. Il piano di posizionamento dei contenitori stradali, noi come municipio non abbiamo un decentramento dei rifiuti, quindi dipendiamo comunque a livello centrale ciononostante la nostra presidente, l'assessore all'ambiente con la delega ad AMA e la presidente della commissione, venendo incontro a quelle che sono le richieste dei cittadini, hanno comunque elaborato un piano di strategia e inviato dei suggerimenti alla parte centrale relativamente al posizionamento. Io stesso ho vissuto in prima persona le conseguenze di questo lavoro. Io abito in zona extragra e ho visto che c'è stato un cambio notevole, diciamo, del posizionamento dei cassonetti, e un'attenzione maggiore anche per quanto riguarda l'attivazione delle utenze Sarim per le attività commerciali. La zona di cui vi parlo è densa di attività commerciali che trasferivano in maniera assolutamente inopportuna nei cassonetti stradali dedicati alle utenze domestiche,
Rispetto alla, alla pesatura dei rifiuti, e posso aggiungere anche il discorso della, della raccolta differenziata, il dato disaggregato per singolo municipio, ormai da qualche anno, no? Che in più occasioni e su diversi testi noi chiediamo sempre la stessa cosa, perché quello che ricorre di frequente è che non ci sia una situazione chiara. Perché? Perché parliamo di territori, penso al nostro, grandi come una città media italiana, e quindi avere un dato disaggregato per singolo municipio significa avere il dato di una città, avere nel dettaglio il dato di una città, e la nostra è la più popolosa, quindi produce un numero di rifiuti abbastanza notevole. Per questo motivo vorrei che fosse colto da, da parte di quest'Aula e sicuramente dai colleghi capitolini la nostra intenzione di scendere proprio nel dettaglio in questo senso. Cioè avere dei dati puri, avere dei dati disaggregati, avere la possibilità di analizzare nello specifico quello che accade sul nostro e su tutti gli altri municipi, ci consentirà di valutare con maggiore criterio, maggiore attenzione e con una migliore capacità di attuazione degli strumenti e delle azioni necessarie, appunto quello che serve fare per migliorare questa, questa situazione. Perché ricordiamoci che il Comune di Roma è l'insieme dei municipi, quindi se noi riusciamo a intervenire nel piccolo, nelle singole situazioni, ogni territorio è diverso dall'altro, quindi ha esigenze diverse, produce un numero diverso e una tipologia diversa di rifiuti in percentuale, se noi riusciamo a, come dire, a vestire ogni singolo municipio con le sue specificità e ad adottare gli strumenti specifici per ogni territorio, sicuramente la situazione non potrà che migliorare. Ringrazio la, la Presidente e tutti i colleghi della Commissione Ambiente, che si, di maggioranza e ovviamente anche di opposizione, che si sono occupati di questo tema piuttosto spinoso, difficile da affrontare anche politicamente, ma una maggioranza deve prendersi la responsabilità soprattutto di affrontare le cose più, più difficili. Grazie Presidente. Altri interventi? Se non ci sono, possiamo passare all'intervento di chiusura? Sì, io penso di cogliere anche dall'ascolto dei colleghi un favore nei confronti di questa, di quanto ci siamo detti. Quindi, Presidente, non so se io le posso dire magari già da ora che per noi sarebbe il caso di proporre una votazione su espressioni di parere favorevole e poi sulla base di quella effettuare la votazione. Come funziona? Me lo rispiega lei? Per favore. Posso, cioè, il favor dell'aula lo dovevo cogliere io e interpretare un po' i colleghi, oppure magari voi, nel senso che mi sembra dalla trattazione che effettivamente... Io sinceramente... Io posso essere separate, perché so praticamente poi passerate, certo, di essere osservazioni. Ma quando parte del parere. Quindi io mi esprimo. Se siete tutti d'accordo a fare il parere con osservazione, lo sì, esattamente. Poi vi chiederò se siete d'accordo o non d'accordo. Molto bene, allora io ripropongo ai colleghi che erano favorevoli a che si trovano sui contenuti delle osservazioni, a prescindere da quelle che sono poi le valutazioni sull'espressione di parere, se vogliono appunto di firmarle. Quindi mi sento di rinnovare ai colleghi che hanno espresso la valutazione. Beh, però intanto non c'è bisogno? Perfetto, allora per me... Allora, l'ho detto prima, non c'è bisogno di firmarle, è come se fossimo in commissione, si decide tutti quanti se vogliamo includere un'osservazione. Quindi espressione di parere con osservazione, grazie. Non dite che una Presidente non è democratica? No, fate bene. Quindi espressione con le osservazioni, grazie. Inseriamo l'osservazione quindi nel parere, favorevole con osservazione? Bene, adesso
la consideriamo in questo modo, lo schema di delibera è in questo modo, penso sia chiaro a tutti, e se ci sono dichiarazioni di voto da fare su questo schema di delibera così composto, siete liberi di farle. Ci sono dichiarazioni? L'ha fatto? C'è una dichiarazione? No. Allora, dichiarazione. Sì. Grazie Presidente, non la faccio. Andiamo avanti, altre dichiarazioni? No, non ce ne sono. Allora a questo punto passiamo alla votazione. Favorevoli allo schema di delibera con parere favorevole con osservazione, che l'osservazione è già enunciata. Contrari? Astenuti. Nuovo governo si è fatto. No, però. Fratelli d'Italia PD. Ricordo a tutti che qui siamo al municipio, non siamo al governo, quindi andiamo avanti. Allora, quindi il risultato? C'era una tre astensioni. E 11, niente. Quindi sono 11 voti favorevoli e 3 astensioni, quindi viene approvato. Passiamo al successivo per oggi, ed è un atto invece, una proposta di deliberazione che è pervenuta in commissione preparata dagli uffici, ed è l'approvazione del calendario relativo allo svolgimento delle operazioni di voto per il rinnovo degli organi di gestione del Centro Sociale Anziani Cinecittà del Municipio Roma 7, regolamento dei centri sociali anziani, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 28 del 13/12/2010. Ok. Sì, lascio la parola al consigliere Principato. Un attimo Presidente, volevo, siccome sono scrutatrice, volevo solamente comunicare che sto andando via. Ok, grazie. Arriviamo subito a questo punto. Gunnella. Posso, Presidente? Sì. Grazie. Colleghi consiglieri, per affrontare questo argomento, dare la possibilità anche a chi non conosce la storia, quindi ai cittadini che ci osserveranno poi in registrazione, vorrei semplicemente leggere l'atto che ci troviamo oggi a votare, perché penso che lo schema di delibera degli uffici sia molto descrittivo di quella che è la situazione reale. Premesso che le problematiche di natura gestionale e relazionale che hanno visto coinvolti i componenti dei comitati di gestione gli iscritti al CSA Cinecittà negli ultimi 5 anni nel municipio, al fine di garantire il corretto funzionamento del centro, è intervenuto con 2 commissariamenti del 18 dicembre 2014 e del 19 marzo 2018, che a seguito del commissariamento del 19 marzo 2018 si è proceduto alle elezioni delle cariche elettive in data 22 maggio 2019, ratificate con delibera del Consiglio Municipale numero 43 del 5 luglio 2018. Credo ci sia un refuso nello schema di delibera. Nel secondo punto del premesso va corretto 2019 con 2018, quindi 22 maggio 2018. C'è da verificare con gli uffici, ma credo si tratti di un refuso sull'ultima cifra, e vada corretta con 2018 al posto di 2019. Dato atto che si sono susseguiti una serie di evenienze che non hanno di fatto consentito la corretta gestione del centro, quali: un componente del comitato di gestione ha presentato le dimissioni dall'incarico, il vicepresidente ha presentato le dimissioni dall'incarico di componente del comitato di gestione, 3 componenti del comitato di gestione con note protocollo C24619
6191-2018, C124-59-56-2018, C124-63-44-2018 hanno presentato dimissioni dall'incarico. Nella riunione del 20 novembre 2018, indetta dalla Commissione Politiche e Sociali, gli stessi componenti hanno revocato le dimissioni. La delibera del Consiglio Municipale 78 del 13 dicembre 2018 ha ratificato le surroghe dei componenti dimissionari del Comitato di Gestione. Cinque componenti del Comitato di Gestione, con note protocollo C46-2019, 15571-2019, 91316-2019, 69185-2019, 11661-2019, hanno presentato le dimissioni dall'incarico. Il presidente e l'ultimo componente in carica del comitato di gestione, con note protocollo 1488711-2019, 1487-23-2019, hanno presentato le dimissioni. Considerato che il municipio ha esperito l'ultimo tentativo per individuare i componenti del comitato di gestione convocando un'assemblea degli iscritti il giorno 11 giugno 2019, verbale protocollo 156097-2019, che non ha avuto riscontro positivo. Che in data 19 luglio 2019, protocollo 178207-2019, si è proceduto al commissariamento del CSA fino al rinnovo degli organi gestionali. Dato atto che non si ravvisano altre alternative all'indizione di nuove elezioni, fermo restando che qualora non si venisse a nessun esito o si verificassero nuove dimissioni nel corso del mandato, il centro verrà chiuso definitivamente stante l'impossibilità di garantire il suo funzionamento. Preso atto che il regolamento per il funzionamento dei centri anziani individua come organismi di gestione il presidente e il comitato di gestione, che l'articolo 15 del citato regolamento definisce le modalità per le candidature a membro del comitato di gestione e a presidente dei centri sociali anziani, che l'articolo 16,1 regola la procedura per l'elezione del comitato di gestione, secondo cui la data per lo svolgimento delle operazioni di voto è fissata dal Consiglio Municipale con propria deliberazione, che si rende necessario procedere all'indizione delle elezioni dei componenti degli organi di gestione dei centri sociali anziani, che l'assemblea per la raccolta delle candidature verrà effettuata nelle modalità previste dagli articoli 12 e 13 del regolamento dei centri sociali anziani, che in base all'articolo 15,3 i candidati alla carica di componenti del comitato di gestione e presidente non debbano aver subito provvedimenti disciplinari di cui alle lettere B e C dell'articolo 7 nei 3 anni precedenti alla data delle elezioni. Che si rende necessario altresì provvedere all'organizzazione delle previste attività tecnico-amministrative necessarie all'allestimento delle operazioni di voto per dette elezioni, tra cui la sospensione delle richieste di iscrizione ai centri stessi, come previsto dal sopra citato regolamento dei centri sociali anziani. Che le nuove iscrizioni saranno sospese nel centro in base a quanto stabilito l'articolo 10 del regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani, che le operazioni di voto si svolgeranno con le modalità previste dal citato regolamento dei centri sociali anziani. Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente Competente Municipale riunitasi nella seduta del 3 settembre 2019, atteso che in data 5 agosto 2019 il dirigente della direzione socio-educativa del municipio Roma 7 ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del TUE l'approvato con DL 267 il 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, firmata dal direttore della direzione socioeducativa, dottor Airaghi. Atteso che in data 5 agosto 2019 il direttore del municipio Roma 7 ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31,2.d del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Roma Capitale, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell'amministrazione, firmata dal direttore dottor Minichini. Vista la deliberazione di Roma Capitale 28 del 13 dicembre 2010, visto lo statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione 8 del 7 marzo 2013, il Consiglio del Municipio Roma 7 delibera di rendere le premesse parte integrante del presente dispositivo, di indire le elezioni del Presidente e del Comitato di Gestione presso il Centro Sociale Anziani Cinecittà per il giorno 29 ottobre 2019, di procedere alla chiusura del CSA Cinecittà qualora non si riuscisse ad individuare i candidati per le cariche elettive o, a seguito dell'elezione del Presidente del Comitato di Gestione, si verificassero le problematiche in premessa evidenziate tali da determinare le dimissioni dei componenti del Comitato di Gestione prima della scadenza del mandato. Ho ancora qualche minuto?
Grazie. Allora, come avete ascoltato, diciamo, dalle premesse e dal dispositivo della proposta di delibera, la Commissione Politiche Sociali si è espressa favorevole in data 3 settembre 2019. Da un confronto con gli uffici e con il direttore del municipio è venuto fuori che l'osservazione espressa in sede di commissione non è amministrativamente ammissibile, in quanto assume una forma piuttosto di emendamento alla proposta di delibera. Quindi per questo motivo non è stata inserita all'interno dello schema di delibera. L'osservazione recitava: nel deliberato al punto 3 depennare le parole aperte virgolette alla chiusura del CSA Cinecittà, sostituendole con le parole aperte virgolette ad una nuova valutazione della situazione per procedere poi secondo le normative vigenti. Questo era quello che, diciamo, era stato concordato in seduta di commissione, ma come spiegavo prima, amministrativamente non è possibile, mi è stato spiegato, ammetterla come osservazione, perché si tratta, assume una forma vera e propria di emendamento, quindi chiunque volesse, diciamo, presentarla come emendamento è libero di poterlo fare. Quindi attualmente ci troveremo a votare l'atto così come è stato presentato dagli uffici, e quindi ci esprimeremo in votazione su questo. Per quanto riguarda, diciamo, la situazione del centro anziani in particolare, a parte che, diciamo, le premesse dell'atto sono ricche di quella che è la storia di questo centro sociale anziani, è la volontà da parte dell'amministrazione, di un colore o dell'altro, anche da parte di chi ci ha preceduto, di voler andare fino in fondo cercando di il più possibile di risolvere quelle che sono le problematiche di questo centro. Di fatto sono circa, credo, 9 anni che si lotta con questo centro anziani per cercare di risolvere le problematiche. Si tratta più che altro di problematiche caratteriali, cioè quindi proprio di problematiche, di scontri interni tra gli iscritti, cioè gli uffici della promozione del SEDA, la nostra commissione, l'assessore alle politiche sociali e la presidente del municipio hanno messo in campo tutte le forze possibili e immaginabili per sostenere questo centro anziani. Tempo scaduto. Concludo, presidente, grazie. Non da ultimo la possibilità di affiancare per tutto il percorso relativo alle candidature e alla presentazione dei candidati e all'avvio dei lavori a seguito delle elezioni, anche associazioni, cittadini, attività del territorio che si sono rese disponibili, ovviamente a titolo gratuito, a sostenere i candidati affinché le operazioni proseguano regolarmente. Avrò modo poi di spiegare nell'intervento finale se ci sono dei chiarimenti da fare. Grazie, presidente. Ci sono interventi? Sì, presidente, io approfitto perché la presentazione ovviamente del collega, ancorché esaustiva, però molto, diciamo, molto amministrativa, cioè con riferimenti che sono stati riportati in delibera e quindi oggettivamente verificabili. Al di là di questo, però, chiedo al collega presidente di commissione, ma chiedo a lui come maggioranza, come riferimento, come commissione, che io non ne faccio parte, come commissione che affronta da mesi questi problemi, affronta queste caratteristiche, questi meccanismi che sono insiti ovviamente nell'ambito di un mondo che sono i centri sociali anziani, perché all'interno hanno delle loro peculiarità e quindi si creano, no, dei momenti di campi elettromagnetici che a volte sono contrastanti e a volte invece vanno d'accordo. Quindi un po' così anche a fortuna, a volte le cose funzionano, no? Quando vanno bene. Io quello che vorrei sapere, visto che dopo lei, presidente, ha un intervento conclusivo, al di là del tecnicismo, al di là della parte amministrativa, di quello, insomma, che serve, del contenuto
dell'atto, quindi della delibera, c'è una volontà finalmente di poter mettere in piedi di nuovo un procedimento, un processo che possa portare definitivamente alla riqualificazione, quindi alla nomina dei ruoli, del presidente, dei vari componenti, quindi rimette in piedi questo centro che, al di là dello spazio, ovviamente che non è idoneo, ma non sembra ancora avere questo municipio la possibilità di dotarsi di altre strutture. Quindi, al di là dello spazio, che è sempre stato abbastanza critico per un numero non di poco conto, che comunque, essendo centrale il nostro municipio, quindi ha diversi frequentatori, quindi del centro sociale anziani, quindi al di là dello spazio, però la volontà di portarla avanti. Quindi conosco bene tutte le diatribe, le ho seguite anch'io, quindi nelle varie consigliature c'è sempre stato questo moto perpetuo, a volte più forte, a volte meno, a volte sembrava aver trovato un presidente con una componente che potesse reggere, ma invece poi hanno fatto di tutto anche lì per far sì che venisse meno anche la volontà degli ultimi personaggi che avevano preso dei riferimenti, che avevano preso in mano la situazione. Quindi, come per dire, no, sono cascate un po' le braccia a tutti. E come ha detto anche lei prima, anche la parte politica quindi ha fatto di tutto, con vari segnali, vari messaggi, vari comportamenti, eppure è rimasto un po' così tutto confusionario. C'è questa volontà oggi, perché se noi, anche utilizzando lo schema che possiamo, quindi utilizzando la parte che ci compete, quindi l'atto, ci sarà poi la volontà di mettere in riga, in fila, questo benedetto centro sociale che per tanto tempo è stato chiuso perché non aveva l'idoneità, e sono stati fatti i lavori, mesi per fare i lavori, poi non completamente effettuati, e poi non idonei, e poi sì, poi manca quello, e poi la gestione, insomma, ha vissuto notevoli periodi angusti, o per un motivo o per un altro. Sarebbe simpatico sapere se lei, non come parte politica, ma come lavoro, come presidente di commissione, quindi come lavoro fatto dalla commissione, incontrando, parlando, eccetera, verificando, ci sia la volontà. Perché le chiedo questo? Perché, al di là della parte amministrativa, che abbiamo già forse analizzato in tempi non sospetti, quindi non è la prima volta che ci mettiamo lì a capire come, no, come si svolge tutto, ci sia veramente da parte di chi di dovere una posizione chiara per dire ok, partiamo, rimettiamo in piedi questo centro, basta litigi, basta, no? Non ci odiamo più, mi sembra di averlo già sentito sta battuta in questi giorni, vogliamoci bene, capito? Però se lo fanno anche a livello nazionale, io penso che si può fare anche a livello locale, quindi potrebbe anche essere che tra loro finisca per arrivare, no, a un indirizzo non intelligente. Grazie. Dopodiché così sarò più tranquillo nel votare, mi fido di lei, se lei mi dà una risposta esaustiva sarò più tranquillo nel votare un qualcosa che gira, rigira e che mi sembra un po' freddo come azione, perché lo sappiamo, abbiamo messo a disposizione tutto, effettivamente se c'è una volontà allora mi fa piacere contribuire a questa volontà. Altri interventi? Ciancio. Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie Relatore. Mi sorprende questa così attenta e puntuale severità da parte degli uffici su una competenza che spetterebbe essenzialmente all'organo politico, perché per quanto esistano i regolamenti, e l'abbiamo visto anche prima, noi dobbiamo essere prima di tutto garanti che un centro anziani non può essere chiuso perché ha trovato, dire, questi ostacoli. L'abbiamo visto l'altra volta con la partecipazione, sembrava che tutti fossimo d'accordo, anzi perbacco, l'ho notato espressamente, l'ho notato fortemente
anche nel vicepresidente della commissione che ha lavorato insieme a noi, e abbiamo deciso di, come dire, sai quando ci vogliono quelle decisioni politiche, di non scriverlo, di non farlo scriverlo. Pertanto io ritengo, insieme anche a chi mi, naturalmente voglia trasformare le osservazioni che io pensavo di trovare scontate, scritte già qua, da qualche parte, in una premessa, con le osservazioni, votare detto atto, che è un atto normale, si devono fare le elezioni, e io mi auguro che troveranno la quadra e troveranno le persone giuste per seguire. Però io ritengo che noi dovremmo insieme predisporre due emendamenti. Il primo, che si riferisce alla premessa, e quindi quando dice: dato atto che non si ravvisano altre alternative che all'indizione di nuove elezioni, fermo restando che qualora non si venisse a nessun esito, mamma mia che cosa drammatica che hanno fatto, o si verificassero nuove dimissioni nel corso del mandato, il centro verrà chiuso definitivamente, stando l'impossibilità a garantire il suo funzionamento. Ma che mi sembra? Ma mi sembra una cosa che un consigliere tipo... Diga il nome. Tipo il consigliere che è stato presente fermamente con noi in commissione possa accettare una simile dicitura in una delibera che poi perviene dagli uffici. No, ma l'organo politico c'è, e si deve far rispettare. E quindi io ritengo che si debba sostituire la parte, non è che gli leviamo solo quello che abbiamo detto in commissione, dopo... Se vuoi del voto di questa parte dovete modificare. Nel corso del mandato il centro sostituire con saranno assunte politicamente le forme possibili per mantenere il centro sociale anziani. Una cosa che noi diciamo, no, che mi viene a dire qualche ufficio che non lo può fare, poi gli dico io dove ha fatto e non poteva fare. Io dico io dove deve fare e dove non deve fare. Che ci abbiamo scritto saltabacchi qua. Insomma, avete visto tutti di che tratta. Sì. Altro emendamento possibile, naturalmente conseguenziale, è il deliberato, che poi è il cuore della delibera, di procedere alla chiusura del centro sociale anziani di Cinecittà qualora non si riuscisse ad individuare i candidati per le cariche elettive. Oh, se lo fa dopo, lo fa perché noi non siamo riusciti a trovare una soluzione, lo fa l'ufficio, ma non l'abbiamo fatto noi in quest'aula, ragazzi. Non l'abbiamo fatto noi in quest'aula, abbiamo votato un delibera. Mica vota il funzionario, l'abbiamo votato noi. Quindi io ripeto, anche nel deliberato saranno assunte politicamente tutte le forme possibili per mantenere il centro sociale anziani. Io penso che l'altro giorno ci eravamo capiti con tutti, i poveretti hanno litigato, si stavano litigando, adesso non posso. E poi sappiate bene una cosa, alcune affermazioni molte volte dette dagli uffici vanno in contrasto con una certa età, e siccome ci avvicineremo anche noi a un'età alquanto bella, dovremmo pensare che gli uffici devono anche essere parsimoniosi, devono essere più delicati nei confronti degli anziani, più aperti. La politica è l'arte di amministrare in modo, come dire, aperto, largo e condiviso. Quindi io pregherei al presidente effettivo della commissione servizi sociali, che l'altro giorno non c'era, di meditare su questi, di magari concordarli di nuovo insieme e assumerci questa bella responsabilità. Finalmente noi potremmo parlare a Centro Anziani Cinecittà nel modo e nelle forme corrette
Diversamente, noi con questa delibera votiamo un qualcosa che lontano era ed è dai miei pensieri, ma spero anche dai vostri. Grazie. Sì, consigliere. Devo depositare i due emendamenti? Ma li possiamo firmare, Antonello? Sì. Vabbè, io comunque no, niente, un intervento molto breve, nel senso che sottoscrivo quanto detto dal consigliere Ciancio, senza però tutte le, diciamo, il suo brio, diciamo, narrativo. Semplicemente mi perché sembra chiaro, narrativo. No, ovviamente era molto simpatico, cioè, nel senso, secondo me era, il messaggio è molto semplice. Io non ho partecipato a questa commissione, però so che c'era stato un accordo anche, mi sembra, da tutte le parti politiche, e ci aspettavamo tutti di trovare nell'atto francamente questa osservazione. Dopodiché giustamente il Presidente asserisce che questo non è tecnicamente possibile, ma diciamo, è inseribile dal punto di vista di un'altra forma amministrativa, che è l'emendamento, e quindi noi come minoranza, ma in generale come consiglieri, proponiamo al Consiglio questo emendamento che, diciamo, tutela la prosecuzione dell'attività del centro, perché sicuramente, diciamo, non credo che sia nostro compito come parte politica sancire la potenziale fine di dell'attività di un centro senza che vi sia si siano esperite tutte le modalità, le forme sussidiarie, alternative per tenerlo in vita. Io credo, adesso personalmente io non sono neanche molto esperto in materia, quindi ammetto di non sapere qual è la procedura, però immagino che si possa essere un commissariamento temporaneo, cioè nel momento in cui proprio non si trova un accordo circa gli organi del centro, secondo me comunque come municipio non dobbiamo prenderci né la responsabilità, ma proprio, diciamo, la direzione politica chiudere. Quindi io firmerò l'emendamento del consigliere Ciancio e mi auguro, insomma, che anche gli altri consiglieri considerino di tutelare la prosecuzione dell'attività del centro e quindi non passiamo tutto il terzo punto e quindi non tutto. Non prevedere in maniera definitiva la chiusura, quindi cassare sia nel deliberato sia il punto 8, mi sembra, delle premesse. Grazie. Altri interventi? Consigliere Toti. No, per me di Forza Italia questo mi appare sempre di più un atto contro natura, cioè noi siamo... Consigliere Ciancio, può spendere il microfono? Grazie. Ho detto un atto contro natura perché noi siamo per l'apertura di nuovi centri e veramente io sostengo che una grave sconfitta sarebbe per questo municipio soltanto pensare alla chiusura di un centro anziani. Io negli anni come consigliere dell'ex nono municipio, adesso come consigliere del settimo, ho seguito con attenzione tutte quante quelle che sono state le evoluzioni, le discussioni, i confronti all'interno dei centri, e ci sono stati momenti difficili in tanti centri anziani. Ricordo pure il centro anziani, sociale anziani di Via Iberia, ci sono stati che avevo avuto per parecchio tempo grosse difficoltà, ma mai abbiamo pensato a un discorso di chiusura. Voglio dire, anche come istituzione, come consiglieri, voglio dire, è un atto di castrazione per me mettere in una nostra delibera un qualche cosa che, voglio dire, come l'ho definito prima, cioè noi diciamo che se succede che, allora pensiamo a una chiusura. Noi dobbiamo decidere oggi soltanto le elezioni, poi dobbiamo soltanto sforzarsi come istituzione di non chiudere il centro, di non pensare neanche alla chiusura del centro, di collaborare, di mettersi a fianco degli anziani, di trovare le persone giuste per dare qualità al nostro municipio, qualità alla terza età. È importante, non possiamo con leggerezza mettere il punto 8, visto, e c'è un emendamento che sicuramente va votato se è quello che io penso, cioè assolutamente cassare il punto 8
del premesso e poi assolutamente nella delibera, il punto 3, quello che dice di procedere alla chiusura del CSA Cinecittà qualora non si riuscisse a individuare i candidati. Ma che significa? Noi andiamo alle elezioni, noi oggi decidiamo delle elezioni e stiamo a fianco degli anziani, non pensiamo con pessimismo che si può ripetere, ma non si deve ripetere, noi dobbiamo impegnarci perché non si ripetano le cose che sono successe in questi anni e dobbiamo favorire, stare vicino a loro anche come assistenti sociali del municipio, in modo che finalmente possa germogliare finalmente un centro sociale che sia un centro valido, importante per gli anziani di Cinecittà. Noi parliamo della zona del nostro municipio a più alta densità abitativa, dove il 30% circa è popolazione anziana. Perciò voglio dire, non possiamo, ragazzi, giocare su un discorso come questo. Con questa delibera stiamo giocando e non dobbiamo giocare. Pensiamo alla data delle elezioni e emendiamo il resto. Ci sono altri interventi? Io chiederei al Presidente, se possibile, un minuto per ragionare con... No, dice già il Presidente, io allora prima. Dire che avete... Mi fate sapere? Magari. Terminiamo la discussione, poi valutiamo. È stato presentato l'emendamento? Non so. No, ancora no. Indipendentemente dall'emendamento, lui sta chiedendo una sospensione. Fatemi sapere se siete disponibili. Andiamo avanti. Poi magari quando allora, ci sono altri interventi? Sì, consigliere Giannone. Grazie Presidente. Capisco che l'ottimismo non ci deve mai abbandonare e su questo ne convengo, però è anche l'obbligo della classe politica vedere i problemi che ci sono senza ficcare la testa sotto la sabbia. Non possiamo far finta di nulla e continuare, no, a lasciare una situazione nello stato in cui si trova. Cioè bisogna prendere atto che quando qualcosa non funziona bene bisogna trovare delle alternative, non si può continuare a far finta di nulla. Allora, io ho riletto, non sono in commissione, ma ho riletto adesso l'atto, è solo nel secondo punto che viene inserita questa clausola di chiusura. Perché? Perché c'è tutto un pregresso, non è una situazione, no, che dall'oggi al domani è venuta fuori, per cui basta, la politica dice... Vabbè, facciamola finita qui. No, c'è tutta una serie di vicende che qualcuno ha ricordato prima in aula, si sono protratte, di litigiosità, di situazioni che si sono protratte nel tempo, che non ha giovato evidentemente neanche agli stessi fruitori, quindi gli stessi anziani, che invece dovrebbero trovare in un centro sociale anziani un clima di serenità, di allegria, di gioia, eccetera. E non si può pensare che e far finta di nulla quando ci sono delle situazioni irrisolte. Allora, il tema è capire se le persone, no, gli anziani che realmente hanno a cuore, perché poi il centro sociale anziani è un centro, diciamo, autogestito, quindi sono gli anziani stessi, i fruitori stessi che devono, no, mettercela tutta, perché io non posso scendere giù e prendere in mano la situazione, sono loro che devono in modo autonomo trovare un modo, una quadra, no, ed una, un equilibrio tra di loro per, come dire, per far sì che il centro vada senza litigiosità, senza criticità e senza screzi vicendevoli. Detto questo, è chiaro che il secondo punto del deliberato risulta essere un extrema ratio. Allora vi chiedo,
in modo provocatorio, visto che la politica deve decidere se, no, dovesse continuare questa situazione e non si volesse chiudere, qualcuno di voi ha un'alternativa? Ha un'alternativa praticabile? Io penso che il Presidente, facendo, diciamo, convocando e tenendo le sedute su questo tema, abbia approfondito tutte le possibilità, e se si è addivenuti a una situazione come quella oggi rappresentata da questa proposta di delibera, evidentemente siamo proprio all'atto finale. Allora ci vuole anche un attimo di, come dire, di una presa di posizione forte per dire: i centri anziani non possono essere dei centri, no, o di potere o politici o centri in cui uno si scaglia contro l'altro, si scannano tra di loro. Non è così. Il centro anziani deve essere un centro in cui le persone, dopo le fatiche della propria vita, possono andare e trovare un ambiente sereno, amichevole, piacevole e di relax. Se ciò non può essere, evidentemente un centro anziani non ha i presupposti per poter essere tale, e quindi siccome il municipio deve anche garantire, l'istituzione deve anche garantire un contesto, evidentemente in questo caso le condizioni, no, non sono favorevoli. Ma questo chiaramente lo diciamo solamente con, diciamo, lo diciamo così, senza sapere quale potrebbe essere l'esito, perché magari da queste elezioni, visto che siamo arrivati a un punto veramente, no, l'extrema ratio, magari qualcuno si fa un po' uno scrupolo di coscienza, si fa un'analisi, no? ci si guarda un po' negli occhi l'uno con l'altro e si decide finalmente di, no, adottare una pace, no, di portare la pace sociale all'interno di questo centro anziani. Magari questo può essere anche un elemento di riflessione per gli utenti, che possano cogliere questa ultima possibilità e finalmente risolvere e appianare le questioni. Quindi io mi appello anche al buonsenso delle persone che fanno parte del centro anziani, che possono in qualche modo riflettere su questo aspetto, cioè è un luogo, e che diano, come dire, restituiscano la dignità del posto, e che possano quindi permettere a questo luogo di avere un futuro lunghissimo. Io mi auguro che ciò sia, che possa continuare, anche perché come municipio ci abbiamo investito, quindi sarebbe assolutamente un controsenso, però bisogna pure prendere atto delle situazioni. Quindi la nostra intenzione di lasciarlo, di tenerlo aperto, c'è stata ed è tangibile nella misura in cui sono stati fatti degli investimenti concreti. Purtroppo spiace poi prendere atto che, nonostante gli sforzi, qualcuno continui a introdurre elementi di criticità che possono mettere in seria discussione tutto il progetto. E allora su questo tema bisogna che tutti riflettano, non solo noi, parte politica. Grazie. Ci sono... Sì, Candigliota. Grazie Presidente. Allora, vorrei ricordare un po' l'iter del centro anziani, che nel tempo, da quando siamo arrivati, abbiamo fatto, perché è importante capire anche questo, quindi proprio per non dar modo di dire: no, la politica non sta facendo niente. No, non è così. Perché? Quando siamo entrati, la situazione nel centro anziani era molto critica, perché c'erano delle problematiche per lo stabile, e questo lo ricordiamo tutti. Abbiamo cercato di fare gli interventi, sollecitare, tant'è vero che, se ricordate bene, anche le persone anziane le ospitavamo su al quarto piano, cercando di dargli comunque uno spazio idoneo a quelle persone che purtroppo vivono il centro anziani, ed è questo è importante per loro, perché per molti è una vera e propria famiglia, perché magari non hanno nessuno, perché comunque è un modo per svagarsi. Quindi
Quello che vorrei ricordare è che noi abbiamo fatto molte cose per evitare che il centro andasse chiuso, quindi non è che noi vogliamo chiudere il centro, questo ci mancherebbe, se no tutto il lavoro che abbiamo fatto adesso sarebbe stato vano. Non solo, una volta che poi si è svolto tutto l'iter per il discorso dei locali, c'erano delle problematiche per quello che riguardava la fase interna. Che cosa abbiamo fatto? Si sono rifatte le elezioni, ovviamente pure là ci sono state tutte delle diatribe, abbiamo partecipato anche in quelle. Poi successivamente altri problemi, i problemi erano interni perché si litigava tra di loro, c'era la persona che comunque stava male, purtroppo sappiamo in centro anziani ci sono anche questo tipo di problematiche con malattie gravi spesso e volentieri anche da parte di chi gestiva, e anche un discorso di incomprensioni che spesso e volentieri capitano, e abbiamo per l'ennesima volta noi come parte politica abbiamo fatto una commissione dentro il centro anziani, quindi cercando di trovare un punto di accordo con loro, farli cercare di non litigare, e chi addirittura aveva dato le dimissioni le ha revocate, siamo riusciti a ricompattare quello che erano tutti i consiglieri, quindi abbiamo fatto un po' da mediatori. Quindi vi sto elencando tutta una serie di cose per farvi capire che comunque non è che noi siamo stati a guardare sulle situazioni, siamo stati parte integrante cercando di trovare delle situazioni. Ora però oggi ci troviamo per l'ennesima volta, e spesso e volentieri capita che incontriamo le persone del centro anziani e dice guarda io quello non ci voglio parlare, ho litigo con quello, no perché quello fa così e quello fa colà, io non ce la faccio da solo, perché ci sono anche queste problematiche, c'è chi ovviamente si trova da solo magari ad aprire e chiudere, e perché gli altri magari non gli possono dare la mano perché quello c'ha la moglie che c'ha il problema, quell'altro ha il problema di salute, è ovvio che quello magari si trova da solo, poi magari si attaccano tra di loro, perché capita anche questo purtroppo. E allora noi come parte politica non possiamo subentrare su un discorso gestionale, ok? Loro devono ovviamente, ecco perché si fanno le elezioni e quindi si cerca delle persone che possano espletare questo compito per loro. Ovviamente se loro non riescono a trovare qualcuno che faccia questo tipo di lavoro, noi non è che possiamo farlo noi come parte politica, non è che io mi posso prendere le chiavi e andare giù tutti i giorni a aprire, questo non è possibile. Ok? Allora, quello per cui la parte amministrativa dà un segnale e dice se voi non siete in grado, perché comunque non ci sono le persone materialmente che possono fare determinate cose, io come parte amministrativa cosa posso fare? Se la gestione deve essere la vostra, perché la gestione del centro anziani deve essere la loro, e non possiamo subentrare su una gestione. Allora, se voi non vi prendete l'onere di mandare avanti una struttura, la parte amministrativa come si deve mettere? E giustamente alla fine mette un ultimatum e dice se qualora voi non siete in grado di gestirlo, perché comunque ci sono queste problematiche, noi come parte amministrativa come ci dobbiamo mettere? Figuriamoci noi parte politica, oltre a fare tutto l'iter che noi abbiamo fatto, noi non possiamo fare, anche perché non potremmo neanche farlo, perché comunque c'è un'amministrativa, quindi lo deve fare la parte amministrativa. Quindi per capirci, quell'ultimatum che sembra un ultimatum, realmente all'atto pratico è derivato solamente da una situazione per la quale nessuno riesce a prendere in mano la situazione e dire ci sono delle persone per cui si prendono l'incarico di aprire il centro e fare tutte le varie cose che si espletano dentro un centro anziani. Allora bisogna capire che l'amministrazione giustamente non può subentrare sui fattori gestionali di un centro anziani, e nemmeno la politica, perché la politica più di fare quello che ha fatto, e ripeto, andava a fare anche da mediatore
oltre che andare a... Più di quello non possiamo fare, e non possiamo farlo neanche per legge realmente, perché c'è una parte amministrativa che, ci deve pensare. Tu puoi dare un indirizzo, puoi cercare di fare da paciere, puoi cercare di fare la politica, ecco, chiamiamola così, ma più di quello non possiamo fare, perché entreremmo in una situazione amministrativa che non ci deve riguardare, ma non ci deve riguardare, perché se no faremmo un illecito che non è fattibile. Allora, la cosa che noi come politica possiamo fare, e auspichiamo ovviamente, è che i centri anziani riescano a trovare giustamente persone che vogliano comunque essere parte integrante di una situazione per il bene comune. Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, io lascerei la presentazione agli emendamenti. Sono stati depositati due emendamenti. No, l'intervento di chiusura è dopo la presentazione degli emendamenti e la votazione. Sì. L'intervento è dopo gli emendamenti e la votazione degli emendamenti. Ci sono due emendamenti che, se volete vedere, ci sono le fotocopie. Sì, adesso se li prendete lascerei la parola a chi l'ha presentati per... Se mi dà la delibera, che non ce l'ho più, me la dà la delibera? Grazie Presidente. Un attimo che facciamo risedere, così lei può parlare tranquillamente. E dipende se non se ne vanno. Qual è il punto? Allora, in premessa. Vabbè, c'è il trattino, ma è sempre un punto. Non lo so. Tu stai bene? Franco. Mi conviene passare avanti. Problemi di aria fredda. Ma se sposta? No, io penso che è meglio se passate qui davanti, perché sennò devono spengere. È peggio? E allora vi dovete mettere d'accordo, perché abbiamo sì e no in... Siamo tolti. Spegniamo? Allora, io direi di passare subito alla presentazione. Presenterei uno per volta e voterei uno per volta, oppure sono due piccoli, quindi io direi di fare in questo modo. La presentazione è unica, poi facciamo subito dichiarazione di voto per la prima e votazione per la... Sì, vada. Microfono. Grazie. Ribadisco che, insomma, nella delibera così fatta nessuno ci obbliga a scrivere in modo così... Vi siete domandati perché... Io voglio dire, perché succede questo al centro anziani di Cinecittà? Qual è il motivo? Cioè, gli uffici che hanno la responsabilità di dire ed essere cattivi, e giustamente devono far rispettare le regole. Scusate, consiglieri, due minuti. Ci siamo domandati insieme perché è successo, continua a succedere questo. Qui ha fatto una relazione in cui ha elencato una serie di iniziative lodevoli, però malgrado ciò non si riesce. Siamo sicuri che abbiamo capito il problema qual è, però? Cioè, a un malato bisogna capire di che la diagnosi, no? Bisogna fare una diagnosi che non era certamente l'adeguamento ben fatto, quello serve, però non funziona. C'è qualcosa di più importante che noi dobbiamo avere il coraggio, non è quello. Ma perché? Qual è la storia che ha determinato questi scontri tra due fazioni? Noi li dobbiamo far finire. E lo sai chi è l'elemento fondamentale che può far finire queste situazioni? La Cassazione di questa frase.
Eliminare questi due punti così ricattatori, e se no noi chiudiamo, sarà proprio l'effetto che procurerà un andamento positivo per il futuro di tutti i nostri anziani. E io te lo dico perché sembro giovane dai capelli, magari l'ho detto tante volte, ma sono più grande di voi. Io sento e ascolto nell'ascensore tutte le persone e bisogna ascoltarle con attenzione le persone. Non c'è assemblea che tiene rispetto al fatto di farsi qualche volta una partita a carte con gli anziani o una passeggiata in più con i nostri anziani. Ve lo assicuro che molte volte non si sono potuti redimere tutti gli scontri proprio per un comportamento rigido, ma non cattivo, rigido, degli uffici. Loro vivono questo aspetto degli uffici, l'hanno vissuto male quando si andava alle terme. Per favore, scusate, io non riesco a parlare. Sì, ha ragione. Cioè, potrei starmene zitto perché sicuramente sono stato. Sto qua e perché mi piacerebbe non ascoltare più quello che ho ascoltato in ascensore l'altro giorno. Mi piacerebbe passare dal centro anziani e trovare delle persone, non che si debbano, amare, ma che siano tranquillamente, hanno un posto dove ballare, sono persone tranquille, io penso che si possa trovare. Siccome non cambia nulla per gli uffici intimare quello che faranno dopo, non cambia nulla agli uffici, ve lo assicuro, perché lo può fare, visto che un regolamento loro lo devono attivare. Non mica lo devono scrivere in delibera, noi questo chiediamo e siamo certi che, se come avevamo detto in commissione, e non è che possiamo cambiare da un momento all'altro, io quello che dicevo in commissione lo ridico adesso, l'ho tirato fuori perché mi sembra troppo forte che debba dire: guardate che se non viene lei, non vi eleggete, non ho nominato un presidente, io chiudo il centro anziani. Ma no, io ne apro un centro anziani, deve dire. Quindi basta che cambia queste parole nel dire: saranno assunte, no, verrà chiuso, il centro verrà chiuso definitivamente, l'impossibilità di garantire il servizio, con saranno assunte tutte le forme possibili per mantenere il CSA. Saranno. Se poi il regolamento gli dice che non è possibile, faranno quello che dovranno fare, ma non è che dobbiamo scriverlo in delibera. Questi sono i due emendamenti che io ritengo per la pace con gli anziani, e tantomeno vorrei, se fossero qua gli anziani, condividerebbero sicuramente questo che abbiamo già detto in commissione, perché ce n'erano minimo 30 quel giorno in commissione e non hanno detto che abbiamo fatto un lavoro sbagliato. Quindi proprio per questo motivo sono due gli emendamenti, uno modificativo, e invece di scrivere il centro verrà chiuso definitivamente stando all'impossibilità di garantire il suo funzionamento, sostituito con saranno assunto politicamente tutte le forme possibili per mantenere il centro sociale anziane. Il terzo punto del deliberato inutile che sostituiamo, siccome parte a turno e dice chiudere, si procederà alla chiusura definitiva del centro anziani, cassarlo completamente. Questo è quello che ci siamo detti. Adesso possiamo giustificare quello che volete, però io vi ho detto che sicuramente funzionerà. Ci vogliamo credere? È una scommessa. Per questo io voto comunque per l'alto senso della democrazia. Io comunque vi devo dire che l'altro giorno ho detto le votazioni si devono fare, perché noi abbiamo fatto la delibera per portare a votazione il centro anziani. Quindi, cioè, è ovvio che io pongo due emendamenti, ma non è che me ne vado e non voto la delibera. Io sono pronto a sostenere una delibera comunque di elezioni, e sicuramente potete fare tutte le forzature che volete, io rimango positivo rispetto all'atto conclusivo. Grazie. Direi di passare direttamente alle
Le rileggo, le leggiamo una per volta e facciamo la dichiarazione di voto e la votazione. Allora, al punto numero 13, non 8. Numero 8, trattino numero 8 della premessa. Vediamo se è vero. È il trattino numero 8 della premessa. 8, 8 d'anche. Allora è 8? No, è 13. Allora l'ho corretto io a matita, poi lo correggono loro, lo verbalizziamo però che era errato. Allora, al punto numero 13 della premessa, dopo nuove dimissioni nel corso del mandato, eliminare, modificare eliminando, il centro verrà chiuso definitivamente stante l'impossibilità di garantire il suo funzionamento e sostituire con saranno assunte politicamente tutte le forme possibili per mantenere il centro sociale anziani. Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, andrei a votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sono quindi 4 favorevoli, 9 contrari, nessuno astenuto, quindi non viene accettato. Il secondo emendamento invece, al punto numero 3 del deliberato, stiamo parlando del deliberato, eliminare tutto il punto praticamente relativo alla chiusura del centro anziani in caso di impossibilità di trovare nuovi consiglieri. Dichiarazione di voto? No? Favorevoli? Contrari? Astenuti? E quindi credo che sia la stessa di prima, vero? Stesso risultato di prima, 4 favorevoli e 9 contrari, quindi non viene approvato. Passiamo all'intervento finale e alla votazione della delibera. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, vorrei rispondere un po' ai quesiti che mi sono stati posti durante la discussione per emendamenti. Mi si chiedeva, ad esempio, dal collega di Fratelli d'Italia se c'era la volontà o meno di mettere in piedi un processo per la nomina dei ruoli. La volontà c'è. E la dimostrazione è questa proposta di delibera, perché questa proposta di delibera non prevede la chiusura del centro, prevede la elezione di nuovi organi, quindi la risposta è sì, c'è tutta la volontà da parte nostra. Rispetto al discorso degli spazi non idonei, questa amministrazione si è ritrovata un centro anziani aperto a metà, senza uscite di sicurezza, quindi con dei locali non a norma e con un abuso all'interno di una sede municipale. Allora la domanda che mi faccio è: chi ha governato prima di noi? Non li ha visti questi abusi? Non ha visto questo venir meno alle norme di sicurezza? Aveva il prosciutto davanti agli occhi? Perché noi è la prima cosa che abbiamo notato appena siamo arrivati e ci siamo adoperati con il contributo del direttore del municipio, dell'ufficio tecnico, della parte sociale, dei vigili del fuoco, a fare in modo che i locali venissero messi a norma per garantire prima di tutto la sicurezza di quegli iscritti di cui oggi molti di voi si riempiono la bocca, ma che quando governavano prima di noi facevano finta di non vedere. Abbiamo buttato giù un abuso e al posto di quell'abuso abbiamo fatto dei parcheggi rosa per consentire alle mamme che vengono nel municipio di parcheggiare senza problemi. Rispetto al discorso della competenza politica, eccetera, ne ho sentite di ogni.
e questo purtroppo è dovuto, come dire, alla mancanza di conoscenza di un regolamento che mi sono studiato giorno e notte. E quando uno studia riesce a darsi delle spiegazioni, quando invece vuole fare un'apparizione davanti a una telecamera queste spiegazioni non se le riesce a dare, perché cerca di prendere la pancia delle persone, no? E purtroppo per fortuna per qualcuno questo fa parte della politica, non del mio modo di fare politica. Io preferisco non accontentare nessuno, ma dire le cose come stanno. Si è parlato di leggerezza da un consigliere che non sta nemmeno in commissione, che non sa le ore di lavoro che sono state, le ore di lavoro che noi abbiamo dedicato al centro anziani di Cinecittà. Ore di lavoro ufficiale, ore di lavoro personali. Tutti gli iscritti hanno il mio recapito telefonico e mi contattano quotidianamente e io offro loro assistenza in maniera totalmente gratuita, al di fuori del mio mandato. Perché quando mi chiama un anziano, io penso che sia mio nonno, che sia mia nonna, che sia una persona che ha necessità di assistenza, e lo faccio al di fuori del mio ruolo, anche se non sono tenuto a farlo. Quindi non venite a parlarmi di leggerezza, perché mi offendete gravemente. Rispetto alla parte amministrativa, la delibera non è nostra, è una delibera degli uffici. Noi, con l'attuale regolamento che fa schifo e che non abbiamo proposto noi e che non abbiamo scritto noi, siamo costretti ad esprimerci come consiglio, ma questa è una procedura amministrativa. Perché? Sempre per chi non legge e non conosce le regole, l'articolo 7 dell'attuale vigente regolamento prevede: il municipio interverrà ove necessario per cercare di sedare eventuali liti, contenziosi o problematiche interne. Secondo voi è intervenuto questo municipio per sedare le liti o i contenziosi? In 9 anni, quante volte gli uffici, la commissione, i consiglieri sono intervenuti ripetutamente? In tutti i modi. Abbiamo fatto anche delle commissioni all'interno del centro anziani. Abbiamo fatto le riunioni con gli uffici, abbiamo fatto le riunioni col comitato di gestione, abbiamo utilizzato tutti gli strumenti possibili e leciti per dare una mano a questo centro anziani. Dicevo, il municipio, ove necessario per cercare di sedare eventuali liti, contenziosi o problematiche interne, in caso di dissidi insanabili, il municipio potrà adottare sanzioni via via più severe fino a giungere alla chiusura del centro. Non l'ho scritto io, non lo dico io, lo prevede l'attuale regolamento vigente. Allora, quando noi siamo arrivati, abbiamo deliberato la chiusura del centro? No, abbiamo sanato gli abusi, abbiamo ristrutturato i locali, abbiamo concesso maggiori spazi, abbiamo fatto riunioni continue, ho perso il conto delle elezioni e delle rielezioni che abbiamo fatto per questo centro, abbiamo fatto 3 commissariamenti, cioè abbiamo usato tutti gli strumenti politici e amministrativi per evitare la chiusura. Per evitare la chiusura, perché noi non siamo per la chiusura dei centri, noi ne stiamo aprendo un'altra, statuario. Noi non siamo per la chiusura dei centri anziani, giovani e anziani. Noi siamo per l'intergenerazionalità, non per centri anziani in sede di partito, come è stato fino ad oggi. Questa è la differenza, questo è il nostro concetto di centri anziani. Rispetto all'assistenza da dare agli anziani, anche qui si pecca di ignoranza. Ma non intesa offensiva, ignoranza nel senso di mancanza di conoscenza della materia. Perché dovete sapere che l'ufficio che si occupa dei centri anziani è composto sì da un responsabile, una figura amministrativa, ma è composto da una figura tecnica. E sapete che cos'è quella figura tecnica? Un assistente sociale. Un assistente sociale. Quindi fornisce anche assistenza sociale. Io l'ho dichiarato anche pubblicamente, sono stato intervistato su questo centro anziani più volte e ho sempre detto che non era assolutamente nostra intenzione chiudere il centro anziani, perché ho detto testualmente sarebbe una sconfitta per noi come amministrazione, perché noi i servizi sociali dobbiamo aprire, non chiudere.
Non c'è nessuna intenzione da parte nostra di chiudere i servizi sociali, anzi dobbiamo cercare di svilupparli i servizi sociali. L'attenzione posta a questo centro anziani non è mai stata posta a nessun altro centro anziani. Gli uffici della promozione della terza età sono stati assorbiti da questo centro anziani, dando di meno agli altri centri, proprio perché era il più problematico, il più bisognoso. Sono stati attivati tutti gli strumenti necessari. Proprio perché noi crediamo a questo centro, proprio perché ci abbiamo lavorato giorno e notte, noi non abbiamo chiesto agli uffici di presentare una delibera di chiusura, abbiamo chiesto di presentare una delibera per nuove elezioni, perché ci crediamo ancora, perché crediamo che sia un'ulteriore possibilità per questo centro, per una rinascita. La Presidente Lozzi in prima persona si è attivata sul territorio per cercare, e ha trovato delle risposte da associazioni del territorio, da vari cittadini che hanno detto: ok, c'è un problema con questi anziani, non riescono ad autogestirsi, bene, li aiutiamo noi. E alcune parti sociali si sono offerte di seguirle, come dicevo prima, durante il percorso di candidature e post elezioni per la gestione del centro. Ma qui non è questo il problema, non è un problema di gestione, di assistenza, di assenza degli uffici, di assenza della parte politica, è un problema di rapporti interpersonali, è questo quello che non funziona. E noi, come diceva prima il mio collega, non possiamo intervenire sui rapporti interpersonali, più che offrire assistenza attraverso un assistente sociale, che cosa dobbiamo fare? Se si menano, se litigano in continuazione, che cosa possiamo fare? Allora, visto che siete così bravi, datemela voi la soluzione. Noi sono 3 anni che ci stiamo combattendo. Voi dove eravate? Negli anni prima di noi, dove eravate? Eravate qua? Avete risolto il problema? No. E adesso trovate la soluzione, perché siamo noi maggioranza. Trovate la soluzione. Se voi ce l'avete, io sono disposto ad ascoltarvi giorno e notte. Datemi la soluzione. Proponetela in commissione, invece di farvi i belli davanti alle telecamere in consiglio. Lavorate sulle cose, lavorateci sulle cose, come ho fatto io, come abbiamo fatto noi. Noi ci abbiamo sudato su questo centro anziani, è proprio per questo che non accettiamo di chiuderlo, è proprio per questo che voteremo favorevole a questa delibera per nuove elezioni, perché crediamo che ce la possiamo fare. Ma non può e non dipende da noi, non dipende solo da noi. Per quanto possa essere tempo forte scaduto. La nostra volontà politica, concludo, mi scusi, per quanto possa essere forte la nostra volontà politica, se non c'è una base di iscritti che vuole veramente, al di là di ogni cosa, andare avanti con questo centro anziani, non c'è niente da fare, non c'è nulla da fare. Gli uffici sono contrari, il coordinamento mi ha dato anche il suo supporto su questa cosa e mi hanno detto: non si può andare avanti in una situazione di questo tipo, qui c'è il vice coordinatore municipale che, se vuole, Presidente, magari a fine discussione può intervenire anche sul tema. Le abbiamo provate tutte con questo centro anziani, questa è l'ultima possibilità. È l'ultima possibilità e non mi dite prendiamocela questa responsabilità adesso, prendiamocela insieme, noi e voi. Portiamo avanti quest'atto e assistiamo gli iscritti al centro anziani, come abbiamo sempre fatto da soli. Voi dove eravate? Vi aspettiamo ancora, vi stiamo aspettando. Va bene, per tempo scaduto. Sono andate oltre il tempo scaduto, sì. Chiedo scusa per la veemenza, ma veramente ci tengo veramente tanto, perché ho parlato singolarmente con i singoli, ho parlato singolarmente con gli iscritti. Cioè io, loro si sono confidati con me come fa un nonno con suo nipote, quindi io l'ho presa veramente a cuore questa cosa, e sentirmi dire che c'è leggerezza da parte nostra mi fa imbestialire, non lo posso accettare. Perché se ci fosse stata veramente leggerezza, indifferenza e menefreghismo da parte nostra, io direi apertamente davanti alle telecamere: scusate, avete ragione, ma non è così. Su questo centro anziani non è assolutamente così. Le abbiamo provate tutte.
Questa per noi è l'ultima soluzione. Se ne avete un'altra, proponetela. Non l'avete proposta in 3 anni, non l'avete fatto prima che diventassimo maggioranza. Trovatela adesso la soluzione. Grazie Presidente. Dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni? Sì, consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Difficilmente mi colpiscono alcuni interventi, anche perché diciamo che ho un po' d'anni di esperienza politica e quindi non mi meravigliano, però devo dire che a prescindere insomma dall'essere o meno completamente o parzialmente d'accordo con il collega che mi ha preceduto, devo dire che è stato un intervento che mi ha colpito perché è stato sentito. Ripeto, al di là della percentuale di diciamo di, che possa avere come condivisione, perché mi ha colpito? Perché mi ha tolto tra virgolette il 70-80% dei parole dalla bocca, avendo in questo municipio vissuto tutta una dinamica relativa a questo centro anziani. Io non so quante altre persone avrebbero preso di petto questa situazione o avrebbero, che ne so, utilizzato lo strumento che prevede il regolamento di dire vabbè basta, no, non si può andare avanti. Perché c'è stata negli ultimi 10 anni, per non dire anche qualcosa prima, continue iniezioni all'interno della compagine del centro che miravano e minavano costantemente i rapporti. Non so quante volte in quest'aula siamo stati costretti a ricevere gli anziani che litigavano, che chiudevano, che non è che lo spazio non era idoneo, che comunque arrivavano i vigili del fuoco, che comunque non sapevano dove fare le loro attività. Abbiamo avuto, e quindi io mi sento di non essere ipocrita in questo momento, e quindi caro collega Principato, lei in questo momento mi ha tirato fuori. Volevo star zitto, ma non ci riesco, perché effettivamente io ho subito come consigliere, parlo non come persona, ma come consigliere ho subito questi avvenimenti in questi anni e non si è mai trovata la quadra. Addirittura questo municipio ha messo in piedi un abuso per accontentare chi di dovere, un abuso fatto dentro la struttura municipale, quindi dentro l'istituzione, il top. Però si è cercato di accontentare perché gli spazi erano limitati, allora si è fatta una struttura esterna per comunque per far giocare a carte eccetera eccetera tutto quanto, e voi lo sapevate e voi l'avete fatta fare pure voi e voi no, scherzo, no vabbè, non mi deve suggerire, lo so quello che è. Nel senso che è stato fatto un abuso, non perché uno non vuole rispettare le regole, ma addirittura per cercare di risolvere parzialmente un problema di convivenza, di spazi. Quindi quando un'amministrazione ha torto, però è andata oltre, cavolo, ha utilizzato tutto quello che era utilizzabile. Tempo scaduto purtroppo. Lo so, però può intervenire con la Presidente, perché ho delle cose carine da dirle, se mi dai un attimo, 2 minuti. Dipende da me. No vabbè, scherzo, se mi dà un 30 sì, secondi, sì sì certo, perché ho scritto tante cose e quindi, perché il voto che voglio dare deve essere capito, cioè nel senso che io ho firmato, ho votato, non ho firmato gli emendamenti, l'ho votati perché sembra, nella rigidità dell'atto, sembra o vita o morte, no?
e quindi probabilmente si cerca di togliere la morte. Quindi la sensazione ce l'ho avuta pure io e quindi l'ho votati. Ma sono completamente d'accordo per quello che lei poi ha esposto, cioè come l'ha esposto e quello che ha vissuto e quello che ha sentito e ha verificato, perché io l'ho vissuto prima, non in questa fase, non sarei stato capace di poter portare avanti una sensibilità di questo tipo, non ce l'avrei fatta, lo dico apertamente, perché è veramente pesante, è stato, perché lì dentro c'è stata proprio una officina politica, non un centro anziani, chi voleva comunque stare tranquillo, non ci poteva stare tranquillo. Cioè, io ho saputo pure che c'era, non mi ricordo il cognome, ma un dipendente che è andato in pensione si è messo a far presidente. Ha provato, dice sto vado in pensione, era un dipendente del municipio, vado in pensione, eccetera, eccetera. L'hanno ammazzato. Gli hanno tolto proprio la voglia. Ma non perché certe cose non funzionavano, perché al di là del tecnicismo, quindi sai, sistemiamo lo spazio, non è idoneo, levamo abuso, ci vorrebbe un altro spazio dall'altra parte, se copriamo dove ci stanno le bocce dall'altra parte ci potrebbe essere un bellissimo centro anziani, però non si può chiudere, cioè, si è provato a mettere una tela, una cosa, vabbè, c'era un progetto che la vostra presidente sa e conosce, non è facile portarlo a termine, però questo avrebbe fatto, avrebbe dato una risposta. Ma al di là di questo, erano proprio, sembrava che il campo rom da Barbuda, diverse etnie, oh, cioè sembra che ci stanno, capito, nazionalità diverse, ogni tanto sentivi che litigavano, chiudevano, cioè, perché? Perché non si stava tranquilli. Ora, grazie Presidente, chiudo. Quando, quindi era la rigidità dell'atto forse, e questo era il suggerimento che i miei colleghi avrebbero dovuto dire, sembra che no, o viva o vita o morte, invece no, perché la volontà è proprio quella del contrario, però uno devi mettere in paletto, cioè io mi rendo conto che poi devi mettere in paletto, perché non è che si può andare alle lunghe, è come se qui ritorna l'aga, ritornerà l'aga? Ritorna l'aga, perché come si dice, la parte amministrativa ce la riportano adesso i guardiamacchine, i famosi guardiamacchine, dobbiamo fare dei braccieri, no? Quelli torneranno qui, ma sono anni che vengono, ogni volta ce la si finisce più, ci vorrà un momento in cui questa cosa confluisce, si definisce. E quindi adesso, voglio dire, io sono d'accordo, ero incerto, però questo voto te lo sei meritato, perché sono d'accordo che al di là della volontà di dargli una mano, tutto quello che abbiamo fatto eccetera, però io voto sta delibera perché ci deve essere un termine, cioè devono dare pure loro, io che domanda ho fatta all'inizio? C'è la volontà loro, non la nostra materialmente c'è, ma loro c'è, e se c'è la devono dimostrare, e se no, oh, non è obbligatorio tutto il mondo, se campa uguale, quindi voto a favore. Virgilio. Colpo di scena, io sarò meno, diciamo, acrobatico, però no, ovviamente il voto all'emendamento presentato dal consigliere Ciancio in realtà è già comunque esplicativo della mia posizione, però vista la serietà dell'intervento del presidente Principato, volevo semplicemente spiegare il voto d'astensione del Partito Democratico. Ovviamente non può essere un voto contrario perché noi siamo favorevoli all'atto, abbiamo già detto anche in commissione, dopodiché ci aspettavamo oggi trovare un altro atto, io purtroppo alla commissione non ho potuto partecipare, un altro atto intendo con questa con l'osservazione recepita, però vista la diciamo passione anche con cui il Presidente Principato ha esposto l'intervento di chiusura, io faccio la mia valutazione personale, non credo assolutamente che in questo momento il Movimento 5 Stelle, la maggioranza e il Consigliere Principato abbia mai palesato in tutte le commissioni da quando sono entrato in Consiglio, abbia mai palesato la volontà di chiudere qualche centro anziani, quindi io su questo voglio essere onesto intellettualmente perché poi siamo anche persone oltre che consiglieri, quindi io ritengo anzi di essere venuto, e se lo ricorderà la maggioranza, in varie occasioni anche proprio dentro al centro anziani a svolgere le nostre commissioni, mi ricordo a Centroni, mi ricordo a Alberone, a Villa Lazzaroni, in questo caso non ho partecipato io fisicamente, però io veramente dal punto di vista dell'onestà intellettuale ritengo che anzi lo sforzo di mediazione fatto spesso e volentieri è andato anche oltre le competenze e le
e diciamo proprio l'impegno che è richiesto a un consigliere. Quindi io su questo chapeau e non voglio assolutamente elevare a politicamente il valore di tutto ciò che è stato fatto, e credo sinceramente che la parentesi delle chiamate che fuori orario siano tutte vere, quindi io non ho pregiudiziali, semplicemente non voterò contrario, ma non posso neanche votare favorevole per le ragioni che ho già esplicitato prima. Non è un discorso di ultimatum o non ultimatum, però vedere un documento in cui comunque come parte politica abbiamo provato con questo emendamento a rimediare al difetto tecnico, però secondo me comunque, ripeto, non possiamo mai noi porre la fine della galleria a qualcosa semplicemente perché non c'è un accordo. Forse, come diceva il consigliere Candiota, effettivamente questa cosa potrebbe essere di incentivo nell'animus dei partecipanti al centro, forse a Giannone, non mi ricordo, dunque forse potrebbe essere realmente un incentivo e che quindi questo accordo verrà trovato, si proverà a vivere lì dentro, perché hanno proprio capito che lo step successivo è la chiusura. Però insomma è sempre comunque una sconfitta dover mettere questo epilogo noi come parte politica in un atto, in una delibera. Quindi per questo motivo il Partito Democratico voterà con l'astensione, però ripeto, ci ho tenuto a fare questo intervento per dare a Cesare ciò che è di Cesare. Consigliere Toti? Ah no, chi c'è altro c'è? Ah sì, intanto proroghiamo l'orario perché scadeva alle 17, sono le 17.03. Ci sono altre dichiarazioni di voto perché dobbiamo... Mi piace, okay. Quello che volevo dire è questa passionalità forte che ho notato a parte tutti gli intervenuti rispetto al centro sociale anziano di Cinecittà, ma io penso rispetto alla terza età, rispetto ai problemi della terza età, perciò questo mi fa molto piacere come consigliere, l'ho detto anche in precedenza. È chiaro che sono stato fra i firmatari dell'emendamento che chiaramente chiedeva l'esclusione nel deliberato del punto 3, anche perché, come ha detto il Presidente della Commissione, che ha fatto riferimento allo statuto, al regolamento, è chiaro che il regolamento lo conosciamo, è un regolamento vecchio, voglio dire che parla anche della possibile chiusura, ma questo non significa che se poi... Noi vogliamo che non succeda, se poi il peggio si avvera non c'è bisogno di metterlo nel corpo della delibera, questo voglio dire, noi andiamo alle elezioni, poi chiaramente dobbiamo rispettare il regolamento, ma questo non è che noi diciamo che bisogna non rispettare il regolamento, è chiaro che il regolamento va rispettato, però non è che poi siccome il regolamento, e come ho detto, va rispettato, noi dobbiamo chiaramente già pensare che ci sia questa possibilità che poi sì, avviene che il Presidente, i consiglieri si dimettono. Poi se succede e succederà un qualche cosa di questo tipo, poi la vedremo, ma io dico con la stessa passione i consiglieri, come dice il Presidente, che lui sente tutti gli iscritti, fa bene a sentire gli iscritti, lì sentiamo anche noi come opposizione, e voglio dire c'è un invito da parte del Presidente, io sacrificherò qualche volta la presenza in Commissione Mobilità per essere presente e per dare il mio contributo, anche non facendone parte alla Commissione Servizi Sociali, proprio perché vedo la passione di tutti rispetto a questo, e viva Dio, voglio dire, la mia senz'altro, adesso non voglio dire che è stata superiore negli anni rispetto a questo, però voglio dire tutti ce l'hanno e la testimonieremo tutti quanti, e io la testimonio anche in Commissione Servizi Sociali, perciò voglio dire apprezzo tutti gli interventi rispetto a questo centro sociale anziani che, come ho detto, deve seguitare a vivere, e ci dobbiamo tutti impegnare con passione, ma non soltanto i consiglieri, anche i funzionari del municipio, anche le assistenze sociali, perché non si arrivi assolutamente alla chiusura del centro. Il mio voto, chiaramente avendo firmato l'emendamento insieme con gli altri due consiglieri, non può essere altro che quello di astensione.
Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Ciancio? Sì, grazie. Ho ascoltato l'intervento del Presidente della Commissione e sono rimasto un po' alquanto. Noi sapevamo che una delibera fatta da parte degli uffici, quindi nessuno ha detto mai che il gruppo Movimento 5 Stelle vuole chiudere il centro anziani. Quindi scontato questo aspetto. Sappiamo pure che nella commissione erano presenti gli altri commissari, si era arrivato a formulare insieme stessa tipologia di osservazioni, emendamento, poteva essere chiamato anche lì emendamento, sarebbe stato votato in commissione. Quindi cioè, tutta quella roba abbiamo fatto, dove stavate, cosa avete proposto, io non mi sento, cioè, voglio dire, non serve rimarcarlo perché non è l'argomento della discussione. L'argomento della discussione è semplice, chiaro e nitido: la forma della delibera l'avevamo trovata alquanto terroristica, diciamo, perché si minacciava, giustamente, l'abbiamo detto, con un regolamento fatto, l'avete fatto voi, l'ha fatto chi? Io ricordo nella giunta di qualche anno fa è venuto fuori quel regolamento, ma io non c'ero nel decimo municipio, non c'ero negli abusi che si raccontano. Ma una cosa voglio essere chiaro, ma se avete fatto tutte queste iniziative però ci hanno portato comunque all'assurdo, cioè come la storia del detenuto che scappa 10 mura di cinta, poi arriva al nono, dice sono stanco, torno indietro, cioè non va, non funziona così. Io dico che era per una forma, non perché qualcuno non volesse votare l'atto, l'ho messo nelle premesse. Cioè, ho raccontato nelle premesse che l'atto è un atto in cui noi si devono indire le votazioni, fine. Ma arrivare a, cioè, ma può colpire un discorso, ma tornare nel dire voi cosa, i vigili del fuoco, cioè, non è a norma ancora il centro anziani, non ha il certificato di prevenzione incendi. E non ti stai sbagliando proprio per nulla, ancora non è arrivato, presentato, fatti i lavori, però ancora prevenzione incendi, carta non c'è, però sono sicuro che arriverà una forma, come dire, ci impiegherà un po' di tempo, però ecco, di questo si tratta. Allora, dopo tutto questo sacrificio che in termini economici, in termini di passione ha fatto il Presidente, i commissari, dobbiamo fare terrorismo dicendo guardate che se non vi mettete, ma io direi una cosa, di verificare assolutamente, di trovare una simbiosi più accurata con le persone che hanno titolo a parlare con gli anziani, che è l'assistente sociale e la persona che spesso viene in commissione. Non mi ricordo come si chiama, beh, è un dirigente del municipio. Tempo scaduto. Di trovare una simbiosi per pacificare questo disastro che è avvenuto nel tempo, ma non per questioni politiche. Formalmente. Non per questioni politiche. Fine. Proprio per questo io ripeto, mi asterrò, come ho detto, che non è un voto negativo, augurandomi che queste elezioni vengano fatte bene e si troveranno le persone giuste per guidare un processo di pacificazione necessario a tutti gli anziani, ma necessario soprattutto anche al municipio, che non dovrà trovarsi nelle condizioni di chiudere un centro anziani. Grazie. Altre dichiarazioni? Sì, consigliere Principale. Grazie Presidente. Sì, diciamo che Fratelli d'Italia ha espresso molto bene il concetto e ha capito bene, insomma, quello che era il nostro messaggio, cioè il passaggio allo step successivo, no? Cioè, mentre prima si voleva semplicemente accontentare
magari per un ritorno politico, adesso si cerca di risolverle le cose. E quindi i centri anziani non saranno più officine politiche, ecco perché noi come settimo municipio abbiamo per esempio proposto all'interno del nuovo regolamento dei centri sociali anziani che non si svolgano riunioni politiche all'interno dei centri. Nel nostro centro abbiamo diverse sedi di partiti politici all'interno dei centri anziani, nel nostro municipio. Il fatto di non inserire all'interno dell'atto una forma così giudicata addirittura terroristica, perché si arriva al punto di non pesare nemmeno le parole, sembra un po' come dire, il fatto di non inserire all'interno dell'atto quel passaggio sembra un po' la figura del Ponzio Pilato, no? Di quello che... Aspetta, vediamo se mi conviene, se no lascio stare... Meglio non metterla questa cosa. Per noi non è così. Noi non abbiamo, come dire, nessuna intenzione di fare carriera politica, non abbiamo necessità di un bacino di voti, abbiamo un lavoro al quale torneremo nel momento in cui questa esperienza sarà finita. E quindi noi la politica del Ponzio Pilato non la facciamo, non la adottiamo. Noi ci prendiamo la responsabilità di prendere delle decisioni anche forti, se necessario, perché non dobbiamo rispondere a nessuna lobby, perché dobbiamo rispondere solo ai cittadini, e se i cittadini ci criticheranno per le nostre scelte, noi mostreremo il volto e prenderemo gli schiaffi, come abbiamo sempre fatto, non abbiamo paura di questo, ma noi dobbiamo rispettare il mandato che i cittadini ci hanno dato, le linee guida che abbiamo presentato alla candidatura in questo municipio. Rispetto a chi adesso si nasconde dietro un dito e dice io non c'ero quando c'erano gli abusi, chiederei scusate, ma gli abusi sono nati quando siamo arrivati noi o già c'erano? Consigliere Ciancio, mi pare che già ci fossero, quindi c'era lei ed era anche maggioranza in quel momento, perché non ha eliminato quell'abuso? Perché non ha lavorato su quello? Me lo spieghi? Il discorso della simbiosi con gli uffici, si è arrivato anche a dire questo. Io lavoro a stretto contatto con gli uffici, mantenendo il mio ruolo senza fare alcuna ingerenza e rispettando il ruolo degli uffici. E ho avuto sostegno sia dalla parte tecnica che dalla parte amministrativa. Quindi c'è una collaborazione continua con gli uffici, specie con quelli della promozione del SEDA. Perché considerato il numero dei centri anziani, 5 volte tanto i centri giovanili, così giusto per far comprendere anche dei numeri di cui stiamo parlando, io sono in stretto contatto con gli uffici e ci lavoro a fianco, distinguendo i ruoli. Tempo scaduto. Sì. Non credo che sia necessario aggiungere altro, vorrei solo chiudere facendo un ringraziamento e un apprezzamento a chi, nonostante per logiche politiche non possa votare favorevolmente per logiche di partito, ha apprezzato e ha riconosciuto, non voglio dire la mia, perché io faccio parte di un gruppo politico. Non è Antonio Principato che parla, è il Movimento 5 Stelle. Ha apprezzato il percorso che è stato fatto da questa maggioranza e la sensibilità che si è avuta da questa maggioranza, in questo caso sul tema dei centri sociali anziani. Concludo quindi ringraziando chi ha riconosciuto il lavoro che è stato svolto, in questo caso il consigliere Giuliano e il Partito Democratico, ho l'Alzheimer quindi mi sfuggono i nomi in certi momenti, e mi riferisco al collega. Andiamo in chiusura? Sì, e noi chiudiamo votando favorevolmente questa proposta di delibera, con l'augurio che sia una rinascita per questo centro anziani. Grazie Presidente. Grazie. Favorevoli li avete? Contrari?
Astenuti? Sono 10 voti favorevoli, 3 astenuti e quindi l'atto viene approvato. Questo c'ha bisogno di immediata esecuzione. No, scusate, un attimo, è una delibera? No, è una delibera, l'immediata eseguibilità. Quindi, immediata eseguibilità favorevoli. Non serve? Ma no, perché non ci abbiamo i numeri. Ci stanno i numeri. No, i numeri ci sono, come no? 10 e 3, 13. Concessa. Allora, poi si ritengono approvati i verbali 15, 16, 17 e 18 delle sedute del Consiglio del 16, 17, 23 e 30 maggio e numero 19 Presidente. Del 6 giugno 2019. Presidente, mi scusi, non so se voleva parlare... Il Consiglio, un attimo, io sto ancora in Consiglio, mi fate finire? Sì. Capisco che parlo sola. Consiglieri, vi potete sedere o mettere ai lati? Il Consiglio chiude qui, sono le 17:17. I verbali abbiamo dato. Sì, i verbali li ho tutti enunciati e si ritengono Consigliere approvati. Consigliere Pompei, in cassa centrale. Scusate, io sono ancora in chiusura di Consiglio, capisco che vi siete tutti... No, il Consiglio non era chiuso, chiude alle 17:17. Grazie. Volevo solo dire che tutto quello che ha detto il Presidente della Commissione Principato è tutto vero, perché è stato fatto di tutto e di più per mantenere il centro in un certo modo. Però sono state fatte diverse commissioni dentro il centro. E siamo stati sempre... attenti a quel centro, sono 5 anni proprio di stanchezza assoluta da parte nostra del coordinamento, 5 anni che stiamo dietro e 5 anni che il centro va male. Hanno costretto il presidente, l'ultimo, a portare le chiavi perché non gliela faceva più, non c'era nessuno che gli poteva dare una mano. No, sento quello che dice. Ha detto come si chiamava il presidente. Non ho capito. Come si chiamava il presidente? Ce l'ho scritto, adesso non me lo ricordo. In questo momento mi sfugge il nome, il nome lo so ma non so il cognome. Non ricordo il cognome. È ufficio vecchio. Eh? No, quello era prima. Lui per un mese tutte le sere prendeva il microfono e invitava... a dare una mano ai collaboratori, nessuno si è mai presentato. Lui era sotto radioterapia, o chemioterapia, non ricordo, era costretto ad aprire e chiudere il centro perché è rimasto praticamente da solo. Ci è stata data la possibilità di fare un nuovo comitato di gestione, non si è presentato nessuno. Ecco come stanno i fatti. Allora, o qui si decidono a cambiare registro, o è giusto che il centro si chiude, perché io come coordinatore non sono d'accordo a chiudere i centri, ma qui non è possibile andare avanti, se continuo di questo passo non è possibile andare avanti. Non vogliono andare avanti. No, secondo me no. Ma secondo me c'è qualcuno che non vuole andare avanti. Le persone, gli iscritti, quelli un pochino più seri, hanno cambiato già centro anziani, sono iscritti che alla Torretta, che a Cinecittà Est. Ecco qual è la situazione. Secondo me c'è una volontà occulta che non vuole il centro anziani. Io sono contento che questo intervento venga dal signor Merenda, che è il vice coordinatore municipale di tutti i centri sociali anziani del settimo e fa parte anche del coordinamento comunale dei centri sociali anziani, quindi del coordinamento cittadino, ed è importante questa che venga proprio da lui un intervento di questo tipo, perché è una figura, per chi non lo sapesse, che non è nominata dalla parte politica. È una figura che viene nominata direttamente
dai presidenti dei centri sociali anziani, quindi è rappresentativa della maggioranza di tutti i centri sociali anziani del municipio. E se questa questa persona che rappresenta la maggioranza dei centri ci dice su Cinecittà, prima che noi arrivassimo, già da prima che noi arrivassimo, è stato fatto di tutto e ad oggi non si è addivenuti a una soluzione, e anche per me l'alternativa, l'unica alternativa possibile è la chiusura del centro, io spero che adesso i cittadini soprattutto possano cogliere il senso dello sforzo che è stato fatto da questa maggioranza per trovare una soluzione. E intanto lo ringrazio, grazie.